bentrovati a tutti con Metropolis in diretta insieme ad Alberto Carreras. Buongiorno Alberto. Ciao Stefania, buon pomeriggio a tutti. Pronti per le notizie e le curiosità dal web, facciamo una velocissima rassegna con le ultimissime news da confrontarci insieme e poi per prepararci meglio alla trasmissione con ospiti e telefonate. Beh, oggi la notizia del giorno ovviamente la fiducia al Senato del nuovo governo. Ieri c'è stata la fiducia alla Camera, oggi appunto Giorgia Meloni ha parlato a Palazzo Madama e adesso è iniziato il dibattito. Si prevede che il voto sarà verso le 19 questa sera. Il Corriere ci dice che c'è attesa per Berlusconi, questo governo è l'evoluzione del mio, ha detto, erano la primavera, ora invece sono... scusate, qua sono la prima squadra, insomma parla in gergo calcistico di quella che potrebbe essere una promozione di tutte le persone che lui ha visto crescere all'interno del partito. E lui si è esperto di calcio, se parla lui di promozioni, certo, nonché di politica. E poi c'è questa proposta della Lega che sta facendo molto rumore, cioè alzare il tetto del contante a 10.000 euro sui pagamenti cash. Attualmente è a 2.000 euro e già ci sono state molte polemiche. Immaginiamoci adesso che cosa accadrà. Assolutamente, sicuramente farà molto discutere questa proposta contenuta all'interno del disegno di legge. Da Repubblica in apertura si apre con la guerra Russia-Ucraina e la dichiarazione del Cremlino. Le truppe americane in Romania sono una minaccia e non aiutano la stabilità. Dagli Stati Uniti, se la Russia usa la bomba sporca ci saranno conseguenze. Quindi per quanto riguarda il conflitto, la Russia che inizia le manovre per le esercitazioni nucleari e la tensione è altissima proprio per il rischio dell'escalation atomica che in questo caso spaventa tutti. Guarda. Spaventa davvero tutti. Abbiamo anche una notizia che riguarda un personaggio noto alle cronache mondane. Ebbene, è morto il principe Lilio Sforza Ruspoli, addio a quello che è stato definito il principe contadino che ballò anche con la regina Elisabetta e aveva 95 anni. Ecco, dalle notizie di Repubblica.it ce n'è una sul Covid, perché ne abbiamo parlato recentemente col discorso della Meloni e con i vari provvedimenti su Covid, ma 1000 giorni di emergenza mondiale, ma non è finita, nuova ondata nelle prossime settimane, questa è lo European Medicines Agency. E qui sì, questo si incrocerà anche con l'arrivo dell'influenza, dunque sarà un problema in più. E torna anche il problema, ahimè, dei migranti, non si è mai fermato, ebbene più di 1000 in salvo nel corso della notte, vedete qui in alto a sinistra, è già pieno l'hotspot di Lampedusa che pare che sia oltre 5 volte le persone che normalmente può contenere. Il bel tempo di questi giorni favorisce appunto l'arrivo attraverso questi barconi e molto spesso ci sono anche delle tragedie del mare. Ecco, io mi sposto nella pagina relativa a Milano per quanto riguarda Repubblica con un incendio in via Lorenteggio. Chi abita in quelle zone avrà avuto modo di vedere, morto un anziano disabile intrappolato ai noi nella sua casa nel palazzo Ahler, e qui c'è l'immagine in primo piano da Repubblica di questo intervento. Tra l'altro vediamo a lato Monza, la neonata abbandonata in una scatola, una nuova famiglia affidata a una giovane coppia. Per i bambini con bisogni speciali l'appello del tribunale, adottate ovviamente anche loro. Abbiamo poi sempre per quanto riguarda la nostra città, ecco, Milano, stamattina c'è stato un incendio, ahimè, con un morto in un appartamento in via Lorenteggio al 189, morto un anziano disabile di 77 anni, è morto tra le fiamme, non si sa ancora esattamente la causa di questo rogo. E poi una notizia curiosa, la vedete qua sotto, le rubano l'auto con dentro l'ARPA. Appello di Viliana, aiutatemi a ritrovarla. Viliana Ivanova, musicista e insegnante, e insomma gli è successo questo, gli hanno rubato l'auto e gli hanno rubato anche l'arpa. Ecco, io mi auguro che ovviamente possa ritrovare il suo importante strumento di lavoro. Incidenti stradali con gli autovelox, il 20% in meno di morti e feriti a Milano, finalmente una buona notizia. E poi Sala che avrebbe detto così si risparmia e non si inquina, con Milano riscaldamenti accesi dal 3 novembre, caro energia e temperature alte ovviamente sarebbero le conseguenze.
ti rubo ancora un istante per la politica, perché il vertice Salvini incontra Moratti, resta aperta la questione candidatura alle regionali, ma Salvini dice il nome per noi resta Attilio Fontana, cioè resta non se ne esce da questa da questo problema non ne usciamo. Un'altra curiosità, prenota un nipote, l'app che connette anziani e ragazzi per passatempi dal vivo, insomma è nata questa app che mette in comunicazione over 65 e under 35 e anche i giovani possono dare una mano agli anziani e gli anziani possono dare utili consigli ai giovani. Chissà che sia uno strumento che può alleviare la solitudine di molti. È un progetto di una startup davvero molto molto interessante. Rimaniamo nel tema giovani con i liceali che hanno fatto i bagni no gender in Brera. Siamo una scuola fluida, così finalmente ognuno sarà a proprio agio. Cioè in pratica davanti alla porta invece di mettere uomo o donna hanno messo bagno neutro. E poi novità proprio dall'isola, Satispay, che è l'azienda, nella nuova casa dell'unicorno italiano. Pannelli solari, cucine e stanze per riposare. Insomma un po' di novità con anche questo supermercato di Esselunga che apre oggi, un po' gourmet in via Spadari, quindi con tutte delle leccornie, vabbè, si dice in questo tempo così di crisi c'è chi preferisce risparmiare in quantità, aumentare la qualità, si sono buttati subito a capofitto. Quindi ci sarà grande qualità ma anche grandi prezzi, immagino. Senti, un'altra curiosità, per quanto riguarda il calcio, cioè questa squadra del Crema, ebbene il suo portiere, il portiere dei record, pensate un po', gioca titolare da 42 campionati, Valerio Dometti ha 58 anni e nella vita fa il promoter finanziario, ha questa passione per il calcio, dunque portiere da 42 campionati, chissà che cosa ne dirà qualcuno di quelli molto noti nel nostro calcio di Serie A. Assolutamente, ci sarà da farne un film, come c'è chi piacciono i film di FBI e quant'altro, ma li sentiamo un po' lontani dalla nostra quotidianità. E invece, pensate, la Procura di Brescia e la Guardia di Fidanza hanno collaborato con l'FBI proprio in un'operazione di contrasto al cybercrime. Rubate infatti milioni di credenziali per compiere dei reati finanziari e informatici. E c'è stata questa operazione a Brescia proprio con l'FBI che avrebbe coinvolto un 26enne al centro della rete che avrebbe infettato milioni di computer in tutto il mondo con questo software e malware, anzi. Poi abbiamo due notizie di cronaca giudiziaria, in me la prima è davvero brutta, speriamo poi che non venga confermata, ma Alessia Pifferi, sapete, la mamma accusata in carcere per aver ucciso la sua bambina di 18 mesi non avendole dato da mangiare, lasciandola sola per 6 giorni. Ebbene, dalla chat è emersa dai controlli della polizia sul suo cellulare, dalla chat con un uomo c'era l'ombra di abusi sessuali sulla piccola Diana, e dunque potrebbe essere un'altra pietra molto pesante su tutta questa vicenda. E sempre per quanto riguarda cronaca giudiziaria, invece è stato assolto Severino Antinori, il noto ginecologo che era accusato di violenze su 2 pazienti. Così ha deciso il Tribunale di Milano, grazie ad Alberto Carreras per questa rassegna stampa. Grazie a te, questa sera non c'è Pronto Telenova perché c'è la partita dell'Inter in Champions e dunque ci rivediamo domani. Assolutamente, seguiremo insieme il calcio, ma non andate via, ci vediamo tra poco con Metropolis, arrivano i nostri ospiti, apriamo i telefoni per voi, a tra poco. Rieccoci, bentrovati a tutti, iniziamo la nostra trasmissione Metropolis, saluto e ringrazio qui con me Michele Albiani, bentrovato Michele. Buongiorno a tutti e a tutti a casa. Presidente della Commissione Sicurezza al Comune di Milano. Sì, esatto. E ringrazio e saluto in collegamento con noi anche Alessio Ribaudo, cronista del Corriere della Sera, bentrovato, ciao Alessio. Buongiorno a te e ai nostri telespettatori che possono chiamarci allo 02 43 43 34 34 per intervenire in diretta con noi oppure mandarci un WhatsApp, ogni tanto mi vedete al telefono, è per leggere i vostri messaggi che ci arrivano, anche perché oggi parliamo di governo e di cose molto molto concrete, si spera. Speriamo. Si spera, perché ovviamente sono in parte al Senato, dobbiamo ancora capire che cosa accadrà, in parte l'abbiamo sentito
sentito le dichiarazioni della Meloni, alcune condivise e condivisibili, altre invece stanno creando una certa polemica. Partiamo da quello che ha detto sull'evasione fiscale. Lei, adesso sentiamo anche il contributo in modo che ci faccia una piccola infarinatura. Controlli di fatto ai grandi evasori, si è lasciato intendere forse una pace fiscale un po' per i piccoli, nel senso che chiaramente, insomma, se controlla i grandi si presuppone che i piccoli riescano, vengano lasciati indietro. Sentiamo un piccolo stralcio dalla regia, vediamo. C'è Meloni? Se no sento, visto che ho anche le telefonate, sento subito il parere degli ospiti. Albiani. Ma diciamo che uno dei punti un po' più, se vogliamo, più particolari, nel senso che purtroppo sappiamo come il nostro paese sia in vetta alle classifiche negative, chiaramente a livello sicuramente europeo per quanto riguarda proprio l'evasione fiscale. La questione è, come su tante altre questioni, il fatto dell'impunità, il senso di impunità che c'è per tantissime di queste realtà, che poi non è che sono poi solo persone fisiche, sono anche delle società, insomma c'è tutto un grande problema, perché spesso anche quando capita che magari un personaggio famoso salta fuori che magari ha evaso 100 milioni di euro, eccetera, c'è questo si ha fatto bene o non ha fatto bene, però intanto sono 100 milioni di euro che non sono stati presi dalle nostre andati nelle casse del nostro paese e poi messi a disposizione dei servizi. Sul fatto che in generale, per quanto riguarda i piccoli evasori, tenendo conto che sono evasori quindi hanno sbagliato, bisogna anche capire il tipo di evasione, cioè nel senso, se all'interno rientrano delle persone che hanno avuto dei problemi, pensiamo a questi ultimi 2 anni, quanti hanno ancora dei debiti che magari non sono riusciti a sanare. Chiaramente bisognerà capire, adesso sono ancora non proposte concrete, ieri la Meloni, diciamo, ha detto un po' di tutto senza dare dei numeri, delle cifre, quindi vedremo un po', purtroppo si parla più di altro rispetto a questo. Ma ne parleremo tra poco, sentiamo il contributo, poi arriviamo anche da voi a casa. Una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese, in particolare PMI, in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco. E in ultimo, una serrata lotta all'evasione che deve partire da evasori totali, grandi imprese, grandi frodi sull'IVA e soprattutto deve essere vera lotta all'evasione, non caccia al gettito. Ribaudo, tocca a te, che dici? Io mi baso sui dati. In Italia ci sono circa 60,3 milioni di cittadini residenti e i contribuenti dichiaranti, secondo l'ultimo report che ho visto, sono 41,3 milioni. Ma se andiamo a vedere quelli che hanno versato almeno un euro di IRPEF, questa fascia si abbassa a 31,1 milioni di italiani. Cioè, in buona sostanza, il 48% degli italiani non ha dichiarato redditi, neanche un euro al fisco. Scusa, il 48% è la metà? Sì, esattamente. Ecco, fantastico. E quindi, come dire, teoricamente queste persone dovrebbero essere in stato di indigenza o a carico di qualcun altro. Guardando invece a chi le tasse le paga, cioè quelli che sopportano il peso del fisco italiano, più o meno sono quelli che dichiarano un reddito intorno ai 35.000 euro lordi, e vediamo che questi qui sono quelli che arrivano a versare il 60% del totale. Quindi, in buona sostanza, altro che italiani tartassati, se andiamo a vedere realmente i conti, soltanto il 13% dei contribuenti porta sulle spalle il peso di tutto questo paese. Chi dichiara una soglia inferiore, facciamo un esempio, sotto i 20.000 euro, che è circa il 58% degli italiani, a conti fatti beneficia di agevolazioni in maniera nettamente superiore rispetto alla fascia dei 35.000 euro. Quindi, in buona sostanza, quello che voglio dire io è che è vero che c'è un problema di evasione fiscale ed è enorme. Siamo, credo, il primo paese industrializzato
con più evasione fiscale. Questo è certamente un male. Più o meno si aggira intorno agli 80-90 miliardi l'anno, altro che PNRR, perché secondo un altro report ho visto che in 10 anni sono circa 1.000 miliardi che sono venuti a mancare alle casse dello Stato. Ecco, non sono pochi, questi sono già numeri significativi. Vediamo se c'è il telespettatore che fa una considerazione, se no ve la faccio io subito Posso dopo. aggiungere solo una Un cosa? secondo, Sì. vediamo se c'è il telespettatore pronto. Buongiorno, dottoressa Stefania. Buongiorno, prego, Carlo. Buongiorno. Senta una cosa. Sì. La dichiarazione del suo ospite mi ha fatto salire la pressione in maniera notevolissima. Carlo, non mi definire così, ci conosciamo, telefoni a tutte le trasmissioni in cui Ma presenzio, quindi non mi dire il tuo ospite, Albiani, puoi se riferirti siamo in questa situazione direttamente siete responsabili anche voi della sinistra che avete lasciato in mano al governo delle destre questo paese e dovete fare il mea culpa e adesso starete almeno per 5-10 anni all'opposizione e forse vi farete qualcosa, vi farà anche bene. Il problema è un altro. Volevo dire. a me. Purtroppo devo dire che questa volta il nostro Carlo che effettivamente ci stanno i 30 secondi, quindi Ah, infatti non capivo il timer, il è questa timer novità. è tremendo, Ok. devo dire che ahi noi, poi facciamo una telefonata puntata questa volta. Chiedo io scusa a Carlo perché l'abbiamo interrotto, però non richiamateci perché diamo spazio un po' a tutti di intervenire. In primis a te e tra l'altro con una considerazione rispetto anche ai numeri preziosissimi che ci ha fornito Ribaudo dal Corriere della Sera. Cioè, ma a questo punto pochi cittadini italiani che pagano onestamente tutte le tasse si stanno sobbarcando di fatto per Sì. tutti gli altri. Questo non è giusto. Allora o dicono, vista la situazione, ma chi me lo fa fare a me? No, Di tra l'altro, continuando, no, ma tanto ci sarà un condono tra poco, questo è il concetto. poi teniamo conto di questa cosa, all'interno di quelle cifre che ci ha dato Ribaudo c'è la questione che sono tantissime persone che hanno i contratti, sono assunti, quindi non è che sono imprenditori o partite IVA, eccetera, sono per la maggioranza appunto persone che sono assunte, hanno dei contratti di un certo tipo, quindi non è che dici quelle possono evadere, non possono. Cioè, possono, i pagamenti delle tasse passano tramite le aziende, eccetera. Poi c'è tutto il mondo, delle partite IVA, in cui faccio ad esempio parte anch'io, Sì. in cui ad esempio i più giovani, tantissime finte partite IVA, quindi in cui sappiamo che ad esempio se noi non versiamo le tasse, non versiamo i contributi, non avremo le pensioni. Cioè, già adesso diciamo che è un po' difficile. Quindi c'è proprio tutta un'altra fetta. Che sono quelle persone che dovrebbero essere esattamente come hai detto tu, dici chi me lo fa fare, però già spesso non lo fanno. Non per fare di tutta l'erba un fascio, però è veramente un problema. E volevo dire, l'unica Sì. proposta che per adesso è arrivata dal punto di vista, diciamo, Concreto. concreto, ma in maniera un po', anche lì un po' negativa, secondo me, è la nota che ha rilasciato la Lega, che hanno depositato una proposta di legge per diciamo, aumentare il limite dell'uso del contante a 10.000 euro, Già 2000 che già sembra era 1.000, tanto. era già così, 2.000, 10.000 vuol dire, ma dove arriva, da dove arriva tutto quel contante? Perché poi se si ricollega a quello che ha detto la Meloni, non andiamo alla caccia del gettito, ma quanti problemi ci sono e quanti sono nelle case popolari di tutti che poi hanno il macchinone, hanno la casa al mare, eccetera, Vorrei perché i farvi dati non si sentire allora cosa incrociano? dice sull'impresa la Meloni. Adesso prepariamo anche il contributo sul telefono, Saluto Mauro. tutti gli ospiti. Allora, io Buongiorno. penso che i grandi evasori non sono più aspettare la Meloni e a mettere i soldi in mano di tutto quello che hanno evaso, no? Non sono così rintronati, no? Chi ha evaso ormai evaso, i soldi non li recuperi. È come quello che tu prendi, che è il reddito di cittadinanza, che non doveva prenderlo, se non c'è niente, non gli porti più niente. Riguardo a quelli piccoli, è un altro bonus, è la linea di Conte, di Draghi. Questo è un altro bonus. Non chiedere l'IVA ai piccoli perché? Ribaudo, dici che non li recuperi più, cioè questa lotta ai grandi evasori è una caccia alle streghe? Insomma, cioè, volere è potere, nel senso, se lo Stato deciderà realmente di dare la caccia a questi evasori, ci sono ottimi metodi e ottimi modelli. Uno dei più famosi è quello dell'IRS americano, cioè.
una vera e propria squadra di investigatori, chiamiamoli così, cervelloni, che vengono reclutati nelle migliori università americane con stipendi importanti, tali da convincere queste persone ad accettare un incarico pubblico. E c'è anche una diversa percezione della legalità e del sistema di punizione, perché in America, per esempio, viene considerato il reato federale: se tu fai un falso in bilancio sono 10 anni di carcere e ci vai. Che ci vai, Abbiamo esatto. casi famosissimi, perché il concetto americano è semplice: se tu non paghi le tasse, io devo pagare le tasse anche per te, quindi devo pagare due volte, e quindi viene considerato come uno dei reati più spregevoli che una persona possa commettere, quindi non è un reato comune, ma diventa un reato federale. Allora, Ora, sentiamo, no, sì, tu di, non dimmi, bisogna, concludi pure. chiaramente, le carceri italiane sono già abbastanza sovraffollate di loro. Fra un sistema estremo come quello americano e altri ci può essere certamente una via di mezzo, però bisogna dare informatica, cioè servono sistemi di intelligenza artificiale per scovare le sacche di evasione totale, che un conto chiaramente è l'evasione, un conto è l'elusione. Il problema italiano è l'elusione, cioè sono le persone che non sono affatto conosciute al fisco. Per fare questo c'è bisogno sia dell'informatica, cioè dell'introduzione di sistemi intelligenti che riescono a beccare più contribuenti e più elusori possibili. E poi Ok. ci vogliono le persone sul campo, che vadano nelle aziende, che facciano le verifiche fiscali. Certo, se no tu dici siamo sempre punto e a capo. Provo ad andare al telespettatore, pronto? No, poi ho fatto partire così un timer strano, sembra un pacco bomba. Va bene, dai. Sentito. A posto. Per quanto riguarda invece il tetto dei contanti a 10.000 euro, Ribaudo, non ho sentito il tuo parere. Ma è un'eresia e spiego perché. Recentemente in Europa sono state tolte le banconote da 500 euro, cioè in buona sostanza quando andranno al macero no, non verranno più replicate. E questo perché c'è un problema di circolazione di contanti. L'Italia è il paese con una delle maggiori percentuali di circolazione del contante e di converso una delle minori. È uno dei paesi con il minor tasso di utilizzo di bancomat e carte di credito. E lì si insinuano dei problemi, si insinuano dei problemi con le mafie, si insinuano dei problemi di riciclaggio, si insinuano tante altre devianze che bisogna combattere, perché chiaramente se siamo il paese con maggiore evasione, però siamo il paese dove c'è maggiore circolazione del contante, obiettivamente qualcosa non funziona. Dico di più, Sì. far circolare tutto questo contante al sistema Paese Italia costa un paio di miliardi di euro l'anno, perché il denaro appunto va trasportato, va stampato, va portato, va ritirato e va mandato al macero. Per cui questi stessi soldi potrebbero essere investiti, per esempio, per il famoso cuneo fiscale, in un sacco di altri provvedimenti, semplicemente dalla riduzione di questa circolazione del Ecco, contante. sistemando Quindi anche un altro po' la che 10.000. tassazione, chiaramente Ma poi agevolando e ti lasciando dico. un po' di respiro, forse ci sarebbe anche meno evasione anche per le piccole e medie imprese. Adesso ne parliamo. Intanto fatemi salutare Romano La Russa, assessore alla Regione Lombardia alla sicurezza. Ben trovato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Ne approfittiamo anche per mandarvi, come anticipato, parte del discorso della Meloni anche sull'impresa, visto che abbiamo anche accennato a questo, ne discutiamo, tanto dura pochissimo. Chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato e guardato con sospetto. Perché la ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori, non lo Stato con decreti o editti. Il motto di questo governo sarà non disturbare chi vuole fare. Non disturbare chi vuole fare. Sembrava così lineare, eppure ha suscitato tante polemiche. Vabbè, probabilmente qualunque cosa avesse detto avrebbe suscitato polemiche, perché naturalmente c'è stato un po' il tiro al bersaglio da parte della sinistra, ma come forse è giusto che sia, nonostante bisogna dire che durante
il suo intervento alla Camera è stata più volte applaudita anche da parte della sinistra. Dopodiché ognuno un sacco di applausi. Sì, beh, dopodiché ognuno naturalmente fa la sua parte, è chiaro che si va a puntualizzare laddove è più facile magari attaccare. Credo sia davanti agli occhi di tutti, cosa ormai stra risaputa, che molte delle iniziative di imprenditori italiani, ma anche purtroppo molto spesso, anzi soprattutto stranieri, alcune iniziative che vorrebbero portare avanti in Italia, quindi a livello di infrastrutture, comunque anche di aziende manufatturiere, eccetera, si arenano, si bloccano davanti alla insopportabile burocrazia che vige in Italia. Questo voleva dire in definitiva Giorgia Meloni: non è più possibile far scappare imprenditori stranieri che vorrebbero venire ad investire in Italia e quindi portare denaro liquido in Italia, valuta magari valuta pregiata in Italia che servirebbe moltissimo al nostro paese, ma scappano di fronte alle difficoltà. Questo non vuol dire che siamo sempre comunque schierati con l'imprenditore, chiaramente bisogna avere una oculatezza e un'attenzione sempre particolare, però non mettere i bastoni ma non possiamo essere noi il freno a qualunque iniziativa. Allora, vedo che mi state chiamando anche in tanti nel numero di WhatsApp, mi raccomando fatelo sul fisso, adesso provo a prendere una telefonata anche di qui. Pronto? Sì, sono ancora io, le rubo 3 secondi. Buongiorno, voi sapete che facciamo una telefonata sola a testa proprio perché ci sono tante telefonate e poi dobbiamo sentire ovviamente anche i nostri ospiti in studio. Prego, scusami. Sì, allora, penso che la questione della burocrazia siamo tutti d'accordo. Una delle motivazioni per cui anche i capitali, gli investitori esteri non vengono nel nostro paese a investire appunto e a generare ricchezza, lavoro quindi nel nostro paese, è anche la questione della giustizia. La nostra è una giustizia lentissima, quindi sarà interessante capire che cosa farà il ministro Nordio rispetto a questo, perché una delle motivazioni appunto è la lentezza di qua, per quanto riguarda, adesso ho parlato già dei cancellieri, sì, però di questo se ne parla da tanto, ad esempio anche sulla questione delle prescrizioni, insomma è un sistema che da questo punto di vista è malato. E mi collego con una cosa, perché prima ancora quando l'assessore non c'era ha telefonato Carlo, no? Certo. Che ha detto voi della sinistra non siete riusciti a farlo. Questo obiettivamente è il primo governo che esce con un risultato dalle urne, quindi non con un lavoro di mediazione parlamentare. Hanno il pieno potere di poter fare questo. Se loro genereranno e riusciranno a sistemare una serie di cose, ben venga. Chiaramente il lavoro dell'opposizione è vigilare che venga fatto rispettando le regole e soprattutto dal punto di vista nostro facendo attenzione ai gruppi più deboli e alle categorie più deboli del nostro ecco paese. Ci sono tanti temi che sono stati affrontati e che si affronteranno, tra cui quello dell'immigrazione, della sicurezza, dei flussi migratori. Ne parliamo dopo la pubblicità, vi aspettiamo. Rieccoci in studio con Metropolis, leggiamo anche qualche messaggio da casa. Scrive Enzo da Milano: buongiorno, non disturbare chi vuole fare e regalare le imprese pulite alle organizzazioni mafiose, visto che possono permettersi di investire centinaia di milioni di euro attraverso il semplice giostino di intestare un'impresa a un cittadino con la fedina penale pulita, prestanome. Da qui a 5 anni ne vedremo delle belle. Che dice Romano? Ma è una sua affermazione, naturalmente ognuno può dire quello che vuole, certamente questo pericolo c'è, ma è lo stesso che c'è sempre stato, credo da 30 anni, non da 10 o da 20, ma da 30 anni a questa parte. È un sistema che le organizzazioni criminali utilizzano da sempre, e si tratterà adesso di avere finalmente e veramente la volontà di politica, cosa che è mancata negli ultimi anni, una volontà politica per intervenire contro la criminalità, piccola, grande, mafia, camorra, quel che sia. È chiaro che se a monte non si interviene per cercare di frenare il fenomeno criminale, e poi tutto è una conseguenza. Bisogna avere molta attenzione sulle aziende, su chi c'è dietro le aziende effettivamente, da dove arrivano i capitali che magari spesso vengono immessi sul mercato e di dubbia, quantomeno di dubbia provenienza. Non capisco perché dovrebbe peggiorare la situazione. Secondo me migliorerà enormemente, perché finalmente avremo un Ministero degli Interni
che fa il proprio dovere come è giusto che sia, mentre secondo me, almeno secondo noi, negli ultimi anni vi è stata una carenza pesante proprio da parte del Ministero degli Interni. Su questo tema vorrei sentire anche Alessio Ribaido, perché so che come cronista del Corriere si è occupato spesso di queste questioni, anche il giornale in generale. La tematica è chiaramente tra le più importanti, perché noi siamo il primo paese di sbarco e spesso ci siamo trovati da soli in Europa a gestire questo problema. Noi e spesso anche i paesi del nord, dove questi migranti quasi sempre vanno a finire, perché è vero che arrivano da noi, è vero che per esempio nella mia isola attualmente Lampedusa sta traboccando, però la loro speranza non è quella di rimanere in Italia, perché sanno che ci sono paesi dove trovano lavoro, dove trovano assistenza, dove trovano sistemi giuridici migliori per loro. E proprio per questo motivo bisognerebbe, secondo me, fare un patto fra noi, anche la Grecia, che ha avuto problemi simili, e questi paesi del nord, e convincere gli altri paesi ad affrontare la questione unita come Europa, non come Italia, perché un paese da solo conta sempre uno, invece quando si muove un continente intero, quando si muove l'Unione Europea, ha ben altro impatto. Ok, abbiamo aperto anche il tema dell'immigrazione. Prima di sentire arrivare anche da te, vorrei sentire anche cosa ha detto Meloni su questo, così analizziamo il discorso per il nuovo governo. Vediamo Meloni su immigrazione. Non intendiamo in alcun modo mettere in discussione il diritto di asilo per chi fugge da guerre e persecuzioni. Tutto quello che noi vogliamo fare in rapporto al tema dell'immigrazione è impedire che la selezione d'ingresso in Italia la facciano gli scafisti. Ecco, impedire che la selezione in Italia la facciano gli scafisti. Di fatto, insomma, mi sembra che sia stata chiara su questo tema, non abbia tergiversato e abbia portato avanti quello per cui gran parte degli italiani probabilmente l'ha votata. C'è tutta un'opposizione che ovviamente immagino non sia d'accordo con questo. No, questo non è vero, nel senso che queste sono parole responsabili, cioè sul fatto che non devono essere gli scafisti a decidere chi entra nel nostro paese o meno. Però avrei preferito che fosse... ha un significato, che non li facciamo nemmeno arrivare. No, in verità adesso la questione, che in verità la proposta che arriva è il fatto di andare lì, sulle coste nordafricane, e di creare dei luoghi che non sono, spero, come i lager che purtroppo abbiamo introdotto. Il nostro ministro Minniti è uno degli artefici di questo, quindi su questo è uno dei grandi errori che abbiamo fatto nei vari governi di larga intesa che ci sono stati. Non concettuale come errore, cioè poi la realizzazione purtroppo non ha seguito. Diciamo che fra la Guardia Costiera Svizzera, sì, la Guardia Costiera Libica, che non è una guardia costiera, ma sappiamo essere dei bracconieri, insomma lì è una situazione drammatica. Queste persone che vengono, veramente sono dei lager, vengono definiti così. Lì la questione è che non può farlo chiaramente l'Italia da sola, a metterci dei soldi e il personale, tutte le azioni che bisogna portare avanti affinché questo venga, bisogna farlo con l'Europa. Quindi benvenga che la Meloni dica: noi siamo d'accordo, noi rimarremo alleati, cioè siamo dentro l'Unione Europea, rispetteremo tutti i patti, andremo a vedere anche quelli che non hanno funzionato e porteremo la nostra posizione. Quello per quanto riguarda proprio la ridistribuzione dei migranti è uno di quelli che non ha funzionato, quello di andare a portare avanti delle azioni di questo genere. Quindi su questo appunto, come sempre, vediamo i corridoi umanitari è tutto insieme, cioè andare a lavorare lì è proprio per andare a controllare che ci vengano rispettati i diritti e che le persone che devono entrare possano entrare. E tra l'altro non è che saranno, se arrivano anche in, diciamo, mille, diciamo così, fingiamo adesso 1000 persone, non è che in verità non ne potranno entrare solo 10, magari saranno 850, quindi comunque è una riduzione. No, quindi devi andare a capire come si fa a evitare questo. Posso dire solo una cosa, sì, sulla questione della legalità rispetto alle mafie, che è stato detto prima dall'assessore La Russa. Bisogna fare attenzione che non disturbiamo chi vuole fare, assolutamente. Questo però non deve essere anche, quello che diceva Meloni,
però deve essere anche, insomma, in campo deve esserci un'azione di controllo, perché se no, io per quanto invece sia d'accordo per quanto riguarda quello che diceva Ribaudo prima su cosa fanno negli Stati Uniti, ma a me andrebbe benissimo che uno evade milionate e si becca 10 anni di galera e se li fa tutti. Io su questo sarei assolutamente d'accordo. Il problema è che non si arriva nemmeno a arrivare al processo, proprio per la lentezza, per quello che dicevo prima, della giustizia. Quindi andare a fare i controlli anche per quanto riguarda questo sarà veramente importante. Sì, disturbare naturalmente è quello che voleva dire, che ha detto di fatto la Giorgia Meloni, è che non dobbiamo disturbare chi vuol fare nel modo più trasparente e legale di questo mondo. È chiaro che parallelamente vi deve essere un controllo, che ad oggi non c'è stato un controllo serio, e sapere appunto chi sono, chi c'è dietro e che cosa vorrai fare in futuro del progetto che hai presentato. Ma non è possibile aspettare 2, 3, 5 anni per sapere se il mio progetto potrà andare avanti oppure no. Cioè, non soltanto costruire e iniziare l'attività, e quindi poi naturalmente dobbiamo sapere che cosa vorrai fare, ma solo per avere una firma per il progetto, sono gli investitori stranieri in particolare che si lamentano, e di fatti ci hanno abbandonato. Impieghiamo 2, 3, fino a 5 anni prima che l'opera possa partire. Nel frattempo il mondo cambia, naturalmente. Sull'immigrazione certamente dobbiamo riuscire, l'obiettivo è riuscire ad avere lì dei centri di accoglienza, chiamiamoli come vogliamo, certamente non possono, non debbono essere dei lager, ma è ovvio che questa operazione non potrà mai farla l'Italia da sola, ci vuole finalmente un'Europa che batta un colpo. Oggi l'Europa è stata totalmente assente in questa opera di freno, non sono stati stabiliti, la sinistra è sempre stata ed è ancora contraria a stabilire per legge, per norma, i flussi, se non c'è un controllo. No, questo non è vero. No, se non c'è un controllo serio dei flussi, dell'ES che mettono i veti su qualunque cosa. Non tutti, ma molti, no. Molti della molti, sinistra, allora, chiaramente dobbiamo accogliere tutti. No, accogliere tutti non è possibile. Ma accogliere tutti non è possibile, sicuramente nel nostro paese. Va bene, paese. La sinistra, scopro adesso che è d'accordo a regolamentare. Evidentemente è un po' distratto. Sono felicissimo, no, ero distratto. Noi sul regolamentare e su fare dei corridoi umanitari legali, perché questo è il problema, perché poi siamo ostaggi di Orban, siamo ostaggi di Erdogan, che fanno delle barriere e ci chiedono miliardi per poter bloccare delle persone disperate in quelle situazioni, al freddo, le immagini. Orban non fa nessuno, non ha fatto, non è vero. Ma se, cosa fa, posso fatto avere le, oppure le reti no, su questo, simpatia, e poi su anche ha fatto lavori, nessun blocco. Ma veti su qualunque cosa. Lo stesso cosa, che fa la Germania, la Francia, no, l'Olanda, eccetera, eccetera. Invece né più, no, e né perché meno. Loro fanno. No, ma allora, se poi ne approfittano altri paesi e fanno una selezione all'ingresso, e c'era, mi ricordo, la Merkel che diceva: noi ci prendiamo gli ingegneri, appunto, allora, e gli altri li lasciamo, quello è un problema. Ma se chiaramente non c'è, che non è Orban la Merkel, ma c'è, ma perché approfittano di una divisione di tutta l'Unione Europea, gran parte dell'Europa. Orban, no. Sì, sì, ma però loro mettono proprio dei veti, gli altri ne approfittano chiaramente, vedono quali sono le regole. Quindi risultato è una regola lo stesso, su questa sostanza non cambia, no, niente. Assolutamente, è più, invece cambia, è più onesto, perché se è le regole onesto, sono queste, non si cambiano. Uno sa le regole, è più onesto Orban che almeno dice: io metto le barriere, cosa non vera, perché mette le barriere quando superano certi limiti gli ingressi. Chiaramente non è l'Italia, hanno la fortuna di non avere una geografia, sì, un territorio come l'Italia, che abbiamo con migliaia, non so, 2-3 mila chilometri, non mi ricordo più, di costa, per cui arrivano da tutte le parti, non vorrei dire una fesseria su quanti chilometri siano, ma certamente hanno una situazione meno difficile nel controllare. Però se l'Europa non si muove, e ad oggi non si è assolutamente mossa, è chiaro che l'Italia non può più sopportare una invasione incontrollata e clandestina di persone che arrivano dall'Africa. Purtroppo dovremo bloccarli, è chiaro, ma non possiamo continuare a ricevere. Ribaudo è stata brava, quindi Giorgia Meloni ieri nel fare il discorso, e ovviamente un discorso che inizialmente piaceva a tutti, poi chiaramente quando viene spiegato come adesso, perché all'inizio il nostro cosiere del PD ovviamente l'aveva
gradito. Poi spiegandolo più a fondo emerge che ci sono ancora delle differenze di fondo sulle quali lavorare. Se cioè, il nostro immagino, consigliere del PD avesse approvato tutto l'intervento della Giorgia, mi sarei preoccupato io per primo, naturalmente. Vuol dire che aveva sbagliato tutto. Fortunatamente ci sono le critiche da parte della sinistra. Però vuol dire che ci sono anche dei passaggi che non sono piaciuti all'assessore La Russa, magari della cosa. No, no, vediamo se invece ci sono dei passaggi che invece dopo, non sono piaciuti. Allora, telefonata. Ecco, hanno messo giù, vedi. Allora, vi faccio vedere, visto che siamo per andare in pubblicità, una piccola curiosità, così l'analizziamo insieme. Rubo un po' il mestiere ai colleghi di Nova Stadio, facciamo il VAR della politica con un rallenti. Speriamo che sia un po' meglio di quello sportivo, però. Non lo so, vediamo cosa ha detto la Meloni a Conte al rallenti, così lo analizziamo non insieme. Non ho capito neanch'io. Facciamo il VAR, facciamo il VAR. Meloni a Conte, ce l'abbiamo? Mente agli italiani, dica la verità, al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation EU, astenersi in Parlamento e qui significa non far passare il Next Generation e PNRR, se fosse stato per voi non l'avremmo avuto. Onorevole, le devo chiedere di concludere, concludo. Ha sforato il suo tempo, grazie. Si sente che io non lo so, qualcuno che meraviglia, che meraviglia detto, no, che perché meraviglia. Ultimamente tra la Meloni con la Meloni detti non detti pure pure Ignazio si era preso, ha detto che meraviglia naturalmente da Berlusconi, sì, ma comunque certamente in senso ironico, ma credo forse io ritengo che abbia detto che meraviglia, se altri hanno inteso altro secondo me sbaglio. Come ti è sembrato il rallenti? Che come è sembrato a tutti quanti, diciamo che ci sono dei momenti ieri in cui la Meloni non ha capito di essere la Presidente del Consiglio e che dovrebbe avere uno standing un po' più istituzionale. Poi, Ribaudo. Insomma, come faceva durante l'intervento in cui quando applaudiva la maggioranza al suo intervento, che era lì che commentava con Salvini, ah sì, ma qua finiamo alle tre, cioè come se fosse, capito, al bar con gli amici, invece è la Presidente del Consiglio. Quindi... Ribaudo, sono in pubblicità, una battuta da parte tua, forse è quello anche che piace, la garbatella che esce dalla sua personalità, per cui poi piace anche alle donne che si fanno il suo taglio di capelli, vanno dal suo parrucchiere. Ma io penso sempre che i politici sono lo specchio degli elettori, per cui se la Meloni oggi ha stravinto le elezioni, evidentemente è la plastica raffigurazione di ciò che gli elettori hanno inteso e quindi sono abituato a giudicare i politici non dalle parole, da discorsi programmatici, ma dai provvedimenti che poi mettono in atto, per cui sono in attesa. Albiani, arriviamo al tuo argomento preferito, ai diritti civili, ha parlato anche di quello dopo la pubblicità. Rieccoci in studio con Metropolis. Allora, come promesso, sentiamo subito il contributo della Meloni, mai avuto simpatia per il fascismo, così ha tolto forse ogni dubbio? Vediamo. Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana. Soddisfatto Albiani? Ci ha tenuto proprio nel discorso questo... più importante a sottolinearlo. Sì, comunque è un pericolo ormai chiaramente anacronistico, no? No, allora aspetta, sì. sono cose diverse. Allora... Le elezioni di Giorgia Meloni non vuol dire che è salito il fascismo al governo di questo paese. Cioè, questo è proprio, quella è un'altra cosa. La questione, per quanto mi riguarda, è che ha mentito. Cioè, sul fatto che oggi può benissimo pensarla così, che non abbia mai avuto simpatie nei confronti del fascismo, una certa nostalgia, diciamo che non è tanto credibile. Abbiamo delle immagini, video di lei che definiva Mussolini il più grande statista della storia italiana, sappiamo insomma da che tipo di storia arriva lei. L'avrei accettato, cioè avrei detto ok, ha fatto bene a sottolinearlo, in generale l'ha fatto bene anche per, chiaramente anche per tranquillizzare gli alleati internazionali più che quelli interni, però io personalmente ci avrei creduto più se dicendo io rinnego e non provo alcuna simpatia rispetto a questa cosa qua. Mai avuto simpatia non è credibile, perché mi fa quasi un po' la nipote di Mubarak, cioè su questa cosa, perché è una bugia.
Allora, una bugia che però per il momento non è stata sbugiardata. Beh, non è assolutamente una bugia. Il Movimento Sociale Italiano nasce nell'immediato dopoguerra e il primo motto del Movimento Sociale Italiano negli anni 46-47 era proprio né rinnegare né restaurare. Nessuno ha mai pensato minimamente, già dalla fondazione del Movimento Sociale Italiano, di restaurare un regime fascista. Dal 47 in poi hanno partecipato, io allora non ero neanche nato, a elezioni democratiche. La destra italiana è rappresentata da sempre, sin dalle primissime, dalla prima elezione democratica è rappresentata in Parlamento, quindi non credo che si possa tacciare la Meloni, che ha avuto rapporti da ragazzina con l'Alleanza Nazionale piuttosto che con il Movimento Sociale Italiano, di fascismo. È nata 20 anni dopo la caduta e la fine del partito fascista. Quali nostalgie potrebbe avere? Ha detto che Mussolini, io non lo so se abbia detto una cosa del genere, c'è un video, io non la ricordo tantissimo. Ho capito. Io affermo in questo istante che Stalin è stato il più grande statista della Russia o dell'Unione Sovietica. Questo non vuol dire che io ammiro, naturalmente, di tutto mi si può accusare, ma tranne che io ammiri il Partito Comunista. Sappiamo che cosa ammira lei, invece. È un giudizio su cui lei non è d'accordo. Curioso. Forse sarebbe curioso sapere se, ad esempio, lei potrebbe dire la stessa cosa che ha detto Giorgia Meloni. No, ma qualcun altro potrebbe dire che è Togliatti il più grande statista, di crimini ne sa qualcosa. Allora lasciamo stare le parole di 20 anni fa della Meloni. Lei potrebbe oggi dire 80 anni fa, di 90 anni fa. Ma infatti la questione è, ad esempio, lei potrebbe dire la stessa cosa che ha detto la Meloni. Lei, che è un assessore della più grande regione, la regione più importante di questo paese, lei potrebbe dire: io non ho mai provato simpatia per il fascismo. Lei potrebbe farlo? Per il regime fascista posso dire sicuramente no, indubbiamente, ma perché concettualmente non abbiamo mai pensato, neanche solo per un secondo, di riproporre un regime fascista. Lo diciamo dal 46 in poi, quando è sorta ed è nata la destra. Abbiamo detto che quello che ha appena detto 2 giorni fa Giorgia Meloni, che siamo assolutamente contrari e ci opponiamo ad ogni totalitarismo. Questo lo diciamo da 80 anni e continuamente ce lo rinfacciate, perché strumentalmente vi fa comodo. Io sono cresciuto con Giorgio Almirante, lo slogan di Giorgio Almirante era la nostalgia dell'avvenire, non ci ha mai detto di guardare indietro, ci ha sempre detto andiamo avanti. Però sono dichiarazioni sue, non di 80 anni fa. No, io sto dicendo documenti. Sue, assessore La Russa, lei che dice ho provato simpatia per il fascismo l'ha detto alla Zanzara non più tardi di 10 anni fa. Cos'è successo? Adesso facciamo qualcosa di più recente. Il saluto romano che ha fatto un mese fa in questa città. Allora, di che cosa stiamo parlando? Ha fatto il saluto romano, mi dispiace, tre volte. Ha provato Era cosa. Un presente no. a un funerale davanti Era un saluto romano. Non è ignoranza. E lei che dice delle bugie e non è in grado di essere orgoglioso delle sue idee. Se lei non è orgogliosa delle sue idee è un problema suo, ma non può mentire ai cittadini che ci seguono. Però io penso che ti interessi di più adesso parlare di diritti civili, visto che il governo ormai è in carica. Ma assolutamente, visto che abbiamo qua Romano La Russa che dice che i gay sono malati, assolutamente parliamo. Non sia stato fatto nulla di buono, vuol dire dimostrare un'ignoranza politica totale, oltre che storica, più che politica. Ma guardi, posso dire che preferisco essere un ignorante secondo Romano La Russa. Le conquiste sociali. Le conquiste sociali. Ma di che cosa? Le ferie, l'esempio. Ma non mi tira fuori l'INPS? Ma l'INPS non l'ha inventata Mussolini. queste disinformazioni. Ma basta. Vabbè, quindi, allora la posizione di Romano La Russa è che Mussolini ha fatto anche cose buone. Di nuovo, ancora qua. Che abbiamo simpatia per il fascismo. Questo non vuol dire che non condanniamo quello che poi di pessimo è stato fatto, per non parlare, ma non, mi sembra del tutto superfluo ricordarlo, quelle che sono le leggi speciali, ovviamente quello sì che è stata una cosa indegna per l'Italia. Però voglio dire, se il tribunale
di Milano ancora c'è ed è attivo, e per fortuna che c'è, perché in 80 anni nessuno è riuscito a farne un po' meglio. L'hanno fatto in quel periodo gli architetti di quel ventennio, non i fascisti. Ne prende l'architettura. Ma guarda, se la stazione centrale è ancora lì, non è che è merito del fascismo. Sto dicendo, ma che lo in quel sa periodo che abbiamo, delle cose buone sono state fatte. E non è che arriviamo, possiamo diritti, cancellare la nostra centro, storia. Il Palazzo delle Poste è stato fatto in quel periodo e sono stati cacciati i poveri dal centro storico della città, allora, perché volevano i capitali esteri. Questo è stato fatto. Se lei lo studia quello, è stato fatto sempre da là. Erano quindi i capitali esteri, ma certo. Sentiamo telespettatori. Tacciati di essere contro le plutodemo. Pronto telespettatore, c'è ancora? No, l'abbiamo fatto fuggire. Ribaudo, ma ne usciremo mai da questa cosa nei prossimi 5 anni, secondo te? Da super parte. Non credo. Volevo solo finché precisare. C'è una sinistra così ottusa, non riusciremo mai a uscirne. Ottusa sarà lei, non si deve permettere. Ma guardi, Ma mi scusi, dai, ho parlato di una sinistra ottusa che ancora altri argomenti. Anziché io non so veramente come ancora la concretezza del presente, con le figuracce, pensare ai lavoratori del presente. E difatti avete perso le elezioni. Ma abbiamo perso le elezioni, assolutamente. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo dire, ma come opposizione, che facciamo anche in Regione Lombardia, speriamo ancora per poco, ci sono dei bugiardi al governo, sia della regione che del governo italiano. Sentiamo cosa ha detto la Meloni sui diritti civili, vediamo, poi ne discutiamo un minuto insieme. Meloni sui diritti. Un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti di cittadini e imprese. Vedremo alla prova dei fatti, anche su diritti civili e aborto, chi mentiva e chi diceva la verità in campagna elettorale su quali fossero le nostre reali intenzioni. Ribaudo, su questo ci siamo, perché il pericolo del fascismo, dicevamo, forse ormai a parte le simpatie passate eventuali o no, è un pericolo anacronistico oggi, però tornare indietro nella questione dei diritti per alcuni invece è una realtà un po' più concreta. Parliamo di aborto, parliamo di discriminazioni varie e quant'altro. Come dicevo prima, io sono abituato a giudicare i politici dai provvedimenti che adottano e non dalle parole che vengono dette, perché chi ha un minimo di esperienza sa che magari un partito ha un'idea, un altro partito ha un'altra idea, poi nel momento della stesura bisogna fare i conti, mediare, trovare una quadra, come si suol dire, fra le diverse posizioni, e quindi magari uno slogan dato in campagna elettorale poi quando viene materialmente scritto poi assume tutto un altro contorno. Quindi adesso per me il giudizio non si può dare su cosa, su una frase detta da un palco o durante un discorso programmatico. Lei dice vi smentiremo chi in campagna elettorale ci ha dato contro. Sentiamo il telespettatore. Pronto? No, messo giù. Tu sui diritti civili sei tranquillo? No, assolutamente no, ma capisco quello che dice Ribaudo e in generale lo accetto, però penso con l'elezione ad esempio di Fontana come presidente della Camera, no? Che sappiamo essere stato ministro della famiglia nel Conte 1, che aveva portato il marchio e il patrocinio della presidenza del Consiglio alla convention, quella di Verona sulle famiglie, dove c'erano ospiti che dicevano che i gay devono morire, che venivano distribuiti finti feti per contro l'aborto, e veniva detto appunto che è al pari dell'omicidio l'aborto. Quindi sappiamo che cosa ci aspettiamo, perché quando è stato fatto presente questo la Meloni ha detto: ma voi pensavate forse che avremmo fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo detto in campagna velocissimo elettorale? La russa, quindi, perché devo chiudere. Assolutamente sappiamo cosa bisogna aspettarci. Nessunissimo pericolo, si potrà solo progredire dal punto di vista dei diritti per tutti gli italiani, compreso il diritto all'aborto, che nessuno ha mai pensato neanche lontanamente di mettere in discussione, ma quello che chiede Giorgia Meloni è che venga applicata in toto, totalmente, quella che è la legge 194, quindi anche la prima parte, che è di garanzia non soltanto per chi vuole legittimamente, secondo me sbagliando profondamente, abortire, ma anche per aiutare tutte coloro che magari sta grande voglia di abortire e non ce l'hanno, o cercare di convincere
le persone, la donna che magari per mille motivi è costretta a suo malgrado ad abortire, che vi sono argomentazioni serie, possibilità di evitare l'aborto, quindi mettere al mondo il bambino e avere assicurato una vita decorosa per lei e dignitosa per il bambino. Purtroppo devo chiudere, grazie a Romano La Russa, assessore alla Regione Lombardia Sicurezza, Fratelli d'Italia, grazie. Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori. Al presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Milano, Michele Albiani, grazie. Buona giornata PD. A tutti e a tutti, grazie. Grazie ad Alessio Ribaudo, cronista del Corriere della Sera, in collegamento. Grazie a te e ai tuoi telespettatori. Ciao a tutti, grazie per averci seguito.